Introducimi, introducimi. Ok, ho troppo adesso. Fai tipo... Che io ci rimettevo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, qui a fianco a me ho un ospite. Ci ho messo ben 4 anni per convincerla a realizzare questo video. Ma ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Lei è nient'altro che mia sorella. Altro che, come si dice? Non è... Vabbè, lei è mia sorella. Si chiama Francesca. E questo è il suo make-up che realizza tutti i giorni. In qualsiasi occasione, in qualsiasi luogo. Praticamente questa è la sua pochette dei trucchi. Quindi l'idea è stata: io mi trucco con i tuoi trucchi, ma tu vieni nel video, compari e mi dici quello che devo fare per truccarmi come te. Che diciamo che Francesca è molto più fortunata di me sotto alcuni aspetti, tipo non ha le occhiaie scure che, come ce l'ho io, e ha delle sopracciglia, quindi sarà molto curioso vedere come potrò realizzare. Facciamo vedere da vicino? Sì. Sarà un video molto divertente. Comunque Francesca è già bellissima di suo, quindi non gli serve tanti. Stavo scherzando, comunque ho detto solo perché stiamo facendo il video. Non è vero. Francesca è già bella di suo, quindi non gli serve fare così tanto come faccio io. Vedremo se oggi riusciremo a fare un bel trucco con le due cose su di me. Allora, voglio sottolineare una cosa: stare per la prima volta davanti a una macchinetta non è facile. Ti senti in imbarazzo? Attimi di terrore. Allora, la cosa con cui vorrei iniziare è l'elastichetto per legarsi i capelli. Però tu te li leghi tipo a metà su, vero? No, no, tutti. Come vuoi, a tutti. Mezza cipollina me li faccio. Che significa? Tipo coda e poi... Ah, ok. Ma tutti? Come preferisci. Vuoi essere proprio uguale a me? Sì. Fai così e poi così. E vabbè, facciamo sì, facciamo che va bene. Sembra una pazza così. Così facciamo. Vieni, le dirò io dopo il primo tentativo fallito. Oddio, lo sai che è troppo bello farsi toccare i capelli. Oddio, mi sono dato in faccia. Un po' più alta. Guarda lo schermo. Oh. Okay. E via. Ah! Ok, così mi piace. Un po' Mulan. Guarda, c'è un piccolo. Questo fa così, va bene. Vabbè. Come cominciamo? Innanzitutto... Aspetta, la cosa che vorrei sottolineare è che io sono stata molto fortunata perché per la prima volta nella tua vita hai lavato... La spugnetta e il pennello. Proprio ieri. Volevo solo dire che avendo solo una spugnetta e un pennello a mia disposizione, dal momento in cui Giulia mi ha regalato la meravigliosa cipria, aspetta, facciamo così, così si fa, no? Sì. Ho deciso di cominciare ad utilizzare la spugnetta per la cipria e di applicare il fondotinta con le mani. Perfetto. Quindi... Ah, perché tu prima usavi... quella spugnetta per il pennello, quindi in poche parole mi per stai dicendo per il fondo, sì, la spugnetta per il pennello, ho detto. Quindi in poche parole ti devo regalare una spugnetta. Esatto, fino a che non lo farà lei, io non la acquisterò. Quindi cominciamo con il fondotinta. Ok, il fondotinta, che è questo qui di Bourjois, mi hanno rimproverato tantissimo per come pronunciavo Bourjois. Come lo dici Bourjois? Bourjois. Questo è il fondotinta, si chiama 123 Perfect. Solo che tu non lo metti tanto, tu prendi tipo una goccia. E io faccio solo un... Sulle mani, direi. Sulle... sì, qui. Dimmi basta. Fallo tutto completo, basta. Basta. Questo è troppo. Ah, è pure troppo. Però vabbè, cominciala a spalmare su. E poi... E poi comincia sì da qui, da sotto gli occhi. Ma devo tamponare o strofinare? No, strofinare. Brava, brava. E poi? E poi andando su tutto il viso, pure sulle labbra. Ah, pure sulle labbra. Tutto fino qua. Mamma. Facendo attenzione a ricoprire, ecco, pure fino qui per non fare effetto... Mascherone, ecco. Quindi anche quando arrivi qui...
assicurati di un... Sì, ma non mi basta per tutto il viso, guarda, è già finito. E quando ti accorgi che non ti basta, ne prendi un'altra goccia. No, 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 io voglio fare esattamente come fai tu. Diciamo che... Sembra che non ho messo niente. Diciamo che va bene, va bene. Forse una, lo sai io che faccio sempre per un'altra goccina solo qui sulle occhiaie. Sulle, no, qua, sulle occhiaie. Sì, sì, da... ecco lì. Mi si appiccica. In modo tale da coprire tutta la parte esatto, delle occhiaie. Esatto, perché non esiste il correttore. E c'ho pure quello, però prima facciamo la preparazione al correttore. Qua non lo metti? Sì, puoi anche metterlo. No, tu lo metti? Sì, penso di sì. Penso di sì. Ok, penso che va bene. Va bene, va bene. Dopodiché... Cioè, praticamente ho le mani schifose esatto, adesso. Esatto, okay. Infatti ricordatevi mai toccarvi i capelli mentre state preparando il... Questa è la ragione okay. Per il quale ce li leghiamo. Oh, perfetto. È il mio correttore. È come... finito. Come potete ben vedere. Dove leggo? È di Mua e si chiama Hide and Conceal. Sì, dato che è finito con le mani. Così? Così. E poi vai... Sì. Però come lo metti tu, lo strofini sempre? Sì, così. Benissimo. Quindi tutto quello che vi ho sempre spiegato nei video... No, non ci frega. Vai, vai, vai. Diciamo che faccio dalle due applicazioni per occhio, quindi prima lo spalmo bene e poi... Ok. Andiamo sull'altro andiamo... occhio. Andiamo prima sull'altro... Pure qua vicino al naso. Ah, beh, mi raccomando, Che sopra no, però. No. No, sopra perché non serve. Non serve. Arrivarci un po' nelle parti più intense. Non lo spregare che durerà ancora un annetto. Dopodiché la cipria. Uno step sottolineiamo che è stato aggiunto da un mese nella routine. Esatto, esatto. Perché prima anche non meno, c'era. Anche meno. Ok. Utilizziamo la cipria, quella che utilizzo sempre anche io, gliel'ho regalata per il compleanno, così magari il trucco inizia a diventare più professional. Ma tu togli... No, 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 la buttiamo un po' sul tappo. Un po' quanta? Un po'. Fa vedere? Un po' di più. Fa vedere? Ancora? Un altro pochino. Basta, basta, basta. Basta, non la sprechiamo. No, ma così non esce bene. Io faccio così proprio. Così, un po' poi va sul tavolo. Però esce bene. Prendiamo la spugnettina che... Ma deve essere asciutta o bagnata? Asciutta, asciutta, asciutta. Bene, quindi cioè, ragazzi, proprio quello che ho detto asciutta. Io non ce ne frega. Ok, comincia a prendere un po' di prodotto. No, no, tamponando. Così, tamponi. Forse sgrulli se ne hai preso un po' troppo. Sgrulli. Sgrulli. È troppo questo? No, forse va bene. No, va bene, va bene. E poi cominci... A strofinare sempre. A fare così. Guarda, ti faccio vedere. Cominci a fare così. Benissimo. E tu su tutto il viso. Con una leggiadria... Sì, così. Qua c'è un po' di polverine. Nelle mie occhie, che qui c'è fatto un segnino col... Mi raccomando. Attenzione ragazze ai segni di maschera del fondotinta. Va bene. Prossimo step. Quella che è avanzata. La richiudi. Così, come se niente fosse, a posto. A posto. Dopodiché andiamo ad applicare l'illuminante. Ah... Illuminante in crema dopo aver messo la cipria. No. Ti devo fare proprio un corso. No. Va bene. È molto facile da usare, sì. Dato che è stick. Quindi diciamo che andiamo solo a fare una striscia qui e girati, girati. E una striscia, due diciamo, due strisce. Ok. Una volta applicato andiamo a sfumare con le dita. Basta. Sfumalo bene che non si deve vedere che è una riga. Ah, ok. Applichiamo la terra. La terra. La terra. Con le mani, no. Qua abbiamo un pennello. Quindi fai... No, no, fai così. Ah, così? Fino a che il pennello non è tutto marrone. Così, va bene. E poi? E poi dove la metti?
qua. Qua dove? La mettiamo qua. Perfetto. Fino a che la zona non diventa più ombrata, andando a sfumare l'illuminante. Tanto poi i capelli scendono, quindi sì, non fa niente, non dobbiamo farlo bene. Fammi vedere. No, direi qua di più. Stiamo, eh. Qua forse un altro po'. Poi per... Ok, poi quando hai finito... Aspetta che di qua non sono ancora uguale, Francesca. Ah, ok. Fa vedere. Sulla fronte poi, no. Quando hai finito la delle, il prodotto sul coso, così da creare un distacco, pure sul, da non creare il distacco, un po' sugli occhi. Ah, beh, certo. Così sugli occhiali. Sul collo no? No, il collo direi circa. Direi. Dopodiché, prossimo step, la matita nera. Come te la metti? Allora, me la metto dall'inizio delle ciglia, un po' meno, fino alla fine. Dall'altra parte? Circa, guarda come mi sto. Mi sento il fiato sul collo. Ci siamo? Non deve essere preciso perché poi lo andiamo a sfumare, quindi non vi preoccupate. Va benissimo, così andiamo però pure sotto, un po' con la matita. Però non è importante com'è la linea, è solo perché poi metti il mascara. Ok. No, dentro, che dentro non mi piace. No, tutto l'occhio però, già sei andata troppo. Vabbè, ormai hai fatto come volevi. Adesso andiamo a sfumare. Con il pennello. Da quanto tempo non lo lavi? Non l'hai mai lavato. Non si dice. Non si dice. Con il pennello. Come lo sfumi? Lo sfumiamo partendo dal centro. Dal centro? Cioè diciamo dal che centro io mi tiro un po' all'occhio. Dal centro intendi intendo qui? Da lì, sì. Mi tiro un po' all'occhio e lo sfumo un po' sopra, in modo che la linea non è... Capito? Così? Fa vedere? Sì, esatto. Andiamo a sfumare completamente. Non lo giri mai così il pennello? Non lo so. Come viene? Ecco, già ti sei fatte i pasticci. Mi sono fatte i pasticci. Però non è importante perché dopo li andiamo ad aggiustare. Non è brava Giulia a realizzare questo make-up. No, ti assumo. Sfumiamo un altro po'. Come si fa? Oh, questo è l'effetto che volevamo. Ok. Va bene. Va benissimo. Dopodiché, mascara. Lo metti prima sopra o sopra? Direi prima sopra. Prima sopra usiamo il suo preferito che è il Maybelline Lash Sensational. L'unico, direi. Come lo metti? Così? Partendo dal centro dell'occhio. Fai questi movimenti? Sì. Ok, dimmi quando devo fare l'altro occhio poi. Diciamo che io sono sicura, cioè devo essere sicura che lo metto bene alla fine e bene al centro, in modo tale da ingrandire l'occhio. Ma devo fare tutte le passate sullo stesso occhio? Adesso puoi passare alla parte sotto, io faccio un po' asciugare e poi ci ritorno per la fine, ok? Quindi vai sotto, pure sotto dall'inizio alla fine, quindi... Sta venendo benissimo. Non preoccupatevi se il mascara macchia tutto. Adesso senza che... passata sotto? Sì, mettilo bene. Vai dall'altro occhio sotto senza che vedi... Non dovevi rifare, potevi andare direttamente sotto. Invece adesso ricominci da sopra. Vado sotto. Vedere. Vai sotto. Mi dice pure... Devo inzuppare? E ritorna, no, pure senza, ritorna a quell'altro occhio per sistemare le punte. Le punte? In che senso? Per colorarle un po' di più in modo che sembrano più lunghe.
Poi? Vai dall'altro occhio. Ma non devo fare altre passate? No, 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 sembrano giuste. Eccolo qui. Questo è regalato da Giulia. Un piccolo illuminante che mi hanno dato da Sephora come, come regalino. Questo qui lo prendi con le dita. Francesca. E lo metti. Ma davvero? Fai così. Quale dito usi? Quello questo. Che vuoi. Quello che vuoi. Sentiti libera. E lo metto qua. E lo metti sì. Sfumalo bene, che questo non sembra ma colorato tutto d'oro. Vai con l'altro occhio. Che carina. Ma come che carina, Francesca? Io adesso penso di aver finito. Abbiamo anche un rossetto. Scusa, qui. Il rossetto non te lo metti. Eccolo qui, ci abbiamo sia una matita di gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. È presa da Super Drag. Che... non quanti anni c'ha questo? È di Kiko, mi sa. Sì, è di Kiko, ma di secoli fa. Guarda. Avrà due secoli questo coso. Come devo mettere? Non devo ingrandire le labbra. No, no. Però tu non lo porti mai il rossetto, questa io non cosa lo porto non mai. È... non è realistica. Non è realistica, quindi... allora, leviamo il rossetto. Il rossetto non lo metto. Guarda il rossetto. Poi? Basta, finito qua. Sciolgo i capelli. Sciogli i capelli. Ah, wow. Wow. Come potete vedere, è venuto molto bene. Meno male che lo dici te. Le sopracciglia. Ah, però dobbiamo completare il tutto. Con? Con... il cotton fioc, questo è un elemento principale, fondamentale. Andiamo a pulire tutti i residui di mascara, leccare. Come preferisci. Io non lo lecco perché a secco dipende, se sono troppo nere le lecco, se vado a pulire questi no perché serve a secco. Quindi non... pure sotto, attenzione. Voilà. Wow! Realizzabile in 5 minuti. Questo è davvero un trucco da 5 minuti, però va tipo contro tutto quello che io spiego sul mio canale. Questo è il risultato finito. Guarda che faccia. Fateci sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Come sempre trovate la lista di tutti i prodotti utilizzati qui sotto nell'info box. Vuoi dire qualcosa? Che forse è meglio che non, che non seguite. No, niente. Niente. Spero vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!